Bene ragazzi, nelle lezioni precedenti stiamo capendo come fare i limiti, ai limiti della legalità, nel senso che stiamo guardando appunto come risolvere dei limiti che sembrano tutti indeterminati, impossibili da vedere, invece abbiamo visto che ci sono solo 7 forme indeterminate, adesso che siamo arrivati alla fine di questa tabella possiamo anche riguardarlo un attimo. Allora, 0 su 0 è indeterminato perché uno zero numeratore vorrebbe zerizzare, mentre uno zero a denominatore vorrebbe infinitizzare, quindi non si sa chi vince. La seconda, infinito tenderebbe ad infinitizzare un numeratore, l'infinito denominatore tenderebbe a zerizzare, quindi non si sa chi vince. Più infinito meno infinito non si sa chi vince tra i due, perché più infinito vorrebbe più infinitizzare, meno infinitizzare, quindi sono sempre lotte tra due eroi. 0 per infinito, 0 vorrebbe zerizzare, infinito infinitizzare, non si sa chi vince. Lo 0 a base vorrebbe zerizzare, lo 0 a esponente vorrebbe unizzare e quindi non si sa chi vince. 1 all'infinito, 1 vorrebbe unizzare, infinito vorrebbe infinitizzare, quindi non si sa chi vince. Infinito alla 0, infinito vorrebbe infinitizzare. 0 vorrebbe unizzare all'esponente, quindi non si sa chi vince. Okay? Sono delle tendenze che hanno le quantità a voler fare quello che gli pare, ma essendo una lotta tra due, uno non si impone sull'altro e crea forme indeterminate. Ricordo, le forme indeterminate hanno tutte una soluzione, che però adesso voi non sapete fare. Quindi per adesso scrivete indeterminato e siete a posto. Allora, adesso guardiamo le ultime cose in questo video, cioè come si gioca con il logaritmo. E come si gioca con le funzioni trigonometriche? Allora, prima di tutto prendiamo, ragazzi, qui in realtà una base lontana dall'1, ok? Come sapete, tra l'altro, la base di un logaritmo non può fare 1, e quindi diciamo che la base faccia 1, tra l'altro, è impossibile. Allora, guardiamo, ragazzi, cosa succede quindi per una base maggiore di 1. Prima di tutto, se l'argomento che come potete vedere può fare meno infinito 0 meno 0 più 1 è più infinito, ecco. Se l'argomento è negativo, ovviamente non è possibile, perché l'argomento di un logaritmo deve essere positivo. Quindi, se per caso o per sbaglio o per volontà io vi chieda, ad esempio, limite per x che tende a più infinito di ln di meno 1 fratto x, voi concettualmente andate a sostituire, viene ln di, vedete, sostanzialmente meno 1 fratto più infinito fa 0 più, e meno 0 più ovviamente fa 0 meno. Ecco, 0 meno è, ma si vedeva anche qui, ok? Nel senso che si vede che, ma allora si vedeva anche qua, okay, perché questa qui era positiva, perché x era positivo, ok? Ecco, l'argomento del log è negativo, questo è impossibile, quindi il limite proprio non esiste, ok? Finisce lì, ma non esiste perché l'argomento, cioè, è proprio fuori dal dominio. E quindi non esiste proprio nulla. Invece, se... E qui sono le cose un po' dolenti perché la gente non ha la visione grafica. Se l'argomento è positivo ma tende a 0 più, quindi se io vi do ad esempio un limite fatto così, limite per x che tende a più infinito del logaritmo in base 2 di 1 fratto x. Ok? Allora, l'idea è che voi dovete fare il logaritmo in base 2 di 1 fratto più infinito fa 0 più, ok? Ecco, adesso molta gente si blocca perché non ha la visione intuitiva grafica. Invece, se uno ha il grafico, dice io mi costruisco il logaritmo in base 2 di x e poi faccio tendere x a 0 più. Vedete che non guardo più questa cosa qua, io me ne sono dimenticato, io sto guardando questa e mi chiedo quanto fa. Quindi il logaritmo in base 2 di x ha un andamento del genere, ok? E quando, vedete, la x mi tende a 0 più, io sto guardando qui, ok?
Cioè io so che il logaritmo in base 2 di 0 più fa come limite meno infinito, solo che bisogna avere la visione grafica, se non hai la visione grafica hai perso nei limiti. Ok? Quindi è per questo motivo che un argomento a 0 più fa un meno infinito. Se invece l'argomento tende ad 1, okay, il risultato è 0, possiamo fare magari un esempio, però qui bisogna sapere qualcosa sui logaritmi, perché se io vi chiedo limite per x che tende a, facciamo 1, del logaritmo in base 3 di x, qui se uno sostituisce deve sapere però che il logaritmo in base 3 di 1 fa 0, okay? Ma perché concettualmente se tu vai a sostituire, vabbè, questo potresti davvero sostituire, ti devi ricordare che il logaritmo è l'esponente che tu devi dare alla base per avere lui, ok? Quindi 3 alla 0 fa 1, ok? E quindi questo risultato fa 0. Un altro modo per vederlo è scrivere 1 come 3 alla 0, e allora il logaritmo in base 3 di 3 alla 0, concettualmente il logaritmo e l'esponenziale si ammazzano, e quindi il risultato è 0. Diciamo, ci sono tanti modi, okay, per vedere questo risultato, ma questo non è un problema, cioè non è una difficoltà. E invece, sempre se la base è maggiore di 1, il logaritmo di qualcosa che tende a più infinito fa più infinito. Questo tra l'altro è visibilmente chiaro qua, perché il logaritmo con una base positiva per x che tende a più infinito tende verso l'alto, okay? E quindi questo è abbastanza scontato. Ecco, una cosa che non è scontata è invece se la base, ragazzi, è compresa tra 0 e 1, si fa un po' una furbata per renderla maggiore di 1 la base, con questo passaggio qui. Ecco, questa proprietà forse non è chiara a nessuno perché è legata a un cambiamento di base, però è molto furba, perché sostanzialmente è simile ovviamente a quello degli esponenziali, però così così, nel senso che se la base è minore di 1, invertiamo la base, okay, come se la elevassimo alla meno 1, e quel meno esce. Okay? Poi diventa una base maggiore di 1. Quindi se voi dovete fare, ad esempio, limite per x che tende a 0 più del logaritmo in base 1 quarto di x, attenzione che la prima cosa che fate è dire questo diventa meno logaritmo in base 4 di x. E poi andate a sostituire, quindi scriviamo in verde così significa che siamo ai limiti della legalità con la sostituzione. Ecco, noi sappiamo che questa cosa tende a meno infinito e quindi meno infinito fa, meno per meno fa più, okay? Quindi quando abbiamo una base minore di 1, ma ovviamente maggiore di 0, facciamo questa inversione qua e niente, e quindi diciamo ritorna facile. Sono tutte furbate, abbiamo capito quindi che quando la base di un esponenziale o di un logaritmo è minore di 1, la cambiamo per renderla maggiore di 1.